In questo video parleremo del canto 33° del Paradiso, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Giustamente qualche ascoltatore dirà: cosa c'entra questo con la scienza e con la fede? Ebbene, Dante è stato anche scienziato, oltre che poeta e filosofo. Questo che leggeremo sono dei commenti al canto 33° inerente il paradiso. Tenete conto che è stato composto intorno al 1300. Le caratteristiche: Dante si trova nell'Empireo, secondo la concezione tommistica, cioè di San Tommaso, accolta da Dante la sede dei beati, diretta emanazione di Dio. Qui Dante, assistito da San Bernardo, vede Dio. Attenzione. Quindi potremmo definirlo come un'esperienza di coscienza cosmica. L'azione del canto 33° si svolge nell'Empireo, dove Dante, dopo l'invocazione alla Vergine compiuta da San Bernardo, ha accesso alla visione di Dio. Il canto si apre con una lunga preghiera recitata da San Bernardo, che chiede alla Vergine di intercedere per Dante, concedendogli di lasciarlo godere della sublime visione di Dio, praticamente una sorta di estasi. Dopo aver invocato la Madre di Dio ed essendo nelle lodi, l'anima beata del Cistercense presenta il poeta al suo fianco, un viaggiatore che per volere divino si è innalzato dalla putrida valuta infernale fino ai cieli del paradiso e che ora, grazie alla sua intercessione, può concludere il suo viaggio salvifico con la visione finale. Ed è proprio questa necessità di Dante che fa domandare a San Bernardo, con una preghiera a cui si unisce tutta la rosa dei beati e Beatrice, l'intercessione mariana con più desiderio di come l'avrebbe chiesta per se stesso, pregandolo inoltre di conservare intatti i sentimenti del poeta mortale dopo una simile visione. La Vergine non risponde esplicitamente alla richiesta di Bernardo, ma prima lo guarda negli occhi e poi si rivolge verso la luce di Dio. Attenzione. A questo punto anche San Bernardo si rivolge verso il poeta e con un sorriso ed un cenno gli fa segno di guardare in alto. Tutto questo è descritto logicamente da Dante in questo canto, l'ultimo canto, il canto 33°. Dante, seguendo i consigli della sua guida, rivolge quindi lo sguardo in su, verso la luce divina. E guardando quella, la sua vista diventa via via più chiara e acuta, più si addentra in quella visione che la parola umana è incapace di descrivere. Ciò che rimane nella memoria del poeta è come l'impressione di un sogno, che si è però dimenticato dopo il risveglio. Quindi la prima cosa che notiamo è anche all'epoca in cui è stato scritto il canto 33° da Dante, si parla di luce divina, quindi Dio, il creatore di ogni cosa, la coscienza cosmica è vista come una sorta di luce. E ci si addentra in una visione la cui parola umana è incapace di descrivere, cioè la visione statica, la visione in uno stato di estasi, non è facilmente esprimibile in parole umane. A questo punto il Dante, autore, invoca l'aiuto dell'Onnipotente affinché permetta al suo intelletto di ricordare e descrivere anche solo una minima parte di quanto visto, perché anche una singola scintilla di quella visione ha il potere di comunicare ai posteri la grandezza di Dio. Attenzione. Il Dante protagonista allora fissa il suo sguardo nella luce divina, potentissima, che contrariamente alla luce normale gli ferirebbe la vista se distogliesse gli occhi. Più il suo sguardo rimane fisso nella luce divina, più egli è in grado di leggere in quella luce e di vedere i misteri dell'infinito. Interessante. Oggi, con le conoscenze della fisica quantistica e della teoria delle stringhe, possiamo immaginare un'esperienza di coscienza cosmica e tradurla in termini più scientifici. Praticamente, fissare lo sguardo nella luce divina, che contrariamente alla luce normale gli ferirebbe la vista, quindi non è una luce normale, quella in cui si è immerso Dante,
ma è una luce divina. Luce divina potrebbe essere sia una luce vera e propria, ma una luce che non ferisce gli occhi, quindi non ha la frequenza. Per esempio, se noi guardiamo il sole a occhio nudo, potremmo rischiare di rimanere ciechi. Se si guarda per troppo tempo, sì, addirittura sì, si rischia la cecità. Ecco perché durante l'eclissi è consigliabile mettere degli speciali occhiali. Questa è luce, ed è luce naturale. Okay. Luce divina, quindi potentissima, potrebbe essere una luce senza luce. Ma una luce senza luce sembra strano, no? Come modo di esprimersi. È una luce che contiene in sé tutte le frequenze possibili e immaginabili, quindi il vuoto. Il vuoto che il vuoto non è, ma è un vuoto che è, diciamo, colmo di fluttuazioni quantistiche. Questo vuoto contiene una sia più piccola quantità di energia e da lì nasce tutto. Un vuoto che contiene i pensieri, che contiene le varie informazioni che a un certo punto di un ciclo che racchiude l'eternità, che a un certo punto di un ciclo che racchiude l'eternità, origina anche una fase che è il Big Bang. Ma questo vuoto quantistico non è un luogo dove c'è luce, è un luogo dove esiste tutta la gamma di frequenze possibili. Quindi in realtà si può parlare sì di luce, ma non di una luce normale, di una luce divina. La luce, senza luce del vuoto quantistico, per esempio. Più il suo sguardo rimane fisso nella luce divina, quindi più ci si immerge in questa dimensione in cui il tempo e la misura vengono a cadere, cioè non esistono come noi siamo abituati a misurare, esiste solo l'eternità e l'eternità e il concetto di misura, insomma, non viene meno. È in grado di leggere in quella luce e di vedere i misteri dell'infinito, sì. Immersi in uno stato di coscienza di estasi, quindi diventando tutt'uno con la coscienza cosmica, in quel vuoto quantistico, noi in questa dimensione superiore in cui non esiste lunghezza, non esiste tempo, possiamo comprendere e vedere i vari misteri dell'infinito. Infinito può essere inteso come l'universo che semplicemente è. Non è, è sempre stato e sarà sempre. Quindi per l'universo vale la regola universo uguale eternità uguale infinito. Più ci si immerge nella luce divina, quindi più ci si immerge in uno stato di coscienza, una coscienza, diciamo, in quello che viene definita estasi, beatitudine. Più ci si immerge in questa luce divina, quindi in questo vuoto quantistico, in questa dimensione in cui non esiste il tempo, non esiste misura, ma esiste tutto, l'eternità, là si possono conoscere e vedere i misteri dell'infinito, quindi l'universo nel suo insieme. Infatti parla di visione dell'unità dell'universo. Nella mente divina il poeta vede come gli elementi dell'universo siano legati tra di loro, costituendo un unico ed armonico insieme di tutte le cose. Quindi l'universo è visto come un unico e armonico insieme di tutte le cose. Ed infatti, se pensiamo che tutto si riduce a stringhe vibranti, secondo la teoria delle stringhe, una particella è rappresentabile da una stringa, quindi da una cordicella che può essere aperta o chiusa, e i cui modi di vibrazione corrispondono alla massa e alla carica di una particella, l'universo potrebbe essere definito una sinfonia cosmica.
un'armonia, un tutt'uno armonico, quindi un unico ed armonico insieme di tutte le cose, come un libro che raccoglie in sé tutte le pagine di cui è composto il creato. Ecco, anche questa è un'espressione abbastanza interessante, un libro che raccoglie in sé tutte le pagine di cui è composto il creato. Le pagine possono essere le dimensioni e i possibili modi i possibili universi previsti dalla teoria M, di cui accenneremo dopo. Un ricordo capace di suscitare gioia nello scrittore che racconta ciò che ha visto tanto tempo prima, con gli occhi fissi nella visione. Il Dante viaggiatore continua a vedere sempre più chiaramente nella mente di Dio, quindi immergersi in uno stato di estasi tale da poter entrare in contatto con la mente della coscienza cosmica, la mente di Dio, dove tutto è perfetto, ammirando cose che sono impossibili di dire a parole, da dire a parole. Infatti, non esiste il vuoto assoluto, non esiste la perfezione, la perfetta simmetria, esiste soltanto l'alta simmetria. Ma dire alta simmetria non è dire perfezione, perfetta simmetria. Una cosa è perfetta: il creatore di tutto, quindi la coscienza cosmica, colui che ha progettato e che ha progettato questo universo infinito ciclico. Lui sì, solo lui è la perfezione, il resto è nato da, come si dice in termini scientifici, da successive rotture di simmetria. Più la simmetria si rompe, più l'universo cresce, diciamo, più l'universo evolve. E qua parla anche di fede, quindi una metafora del mistero trinitario. La capacità di vedere cambia il poeta nello spirito, dandogli la capacità di comprendere con maggior consapevolezza i misteri divini. Nella luce inizia a distinguere tre cerchi delle stesse dimensioni, ma di colori diversi. Il secondo sembra il riflesso del primo, come fossero due arcobaleni concentrici. Il terzo è come una fiamma che avvolge entrambi i cerchi. Ciò che qui viene descritto è la rappresentazione della Trinità, cioè della potenza di Dio che arde d'amore e che si comprende in se stesso. Attenzione. La Trinità è vista come potenza di Dio che arde d'amore e che si comprende in se stesso. Ricordiamoci come la Bibbia rappresenta in Genesi la creazione, come la rappresenta, come viene descritta. In principio era il verbo, e questo è un cerchio. Il verbo era presso Dio, l'altro cerchio. Il verbo era un Dio, o era Dio. Il verbo si è fatto carne, cioè il verbo è l'informazione, l'informazione che ciclo dopo ciclo viene rielaborata e viene a costituire un universo potenziale, nella fase potenziale. Nel momento in cui collassa la giusta funzione d'onda, l'universo dalla fase potenziale diviene, passa alla fase attuale, quindi si praticamente a formarsi una particella di energia più piccola di un nucleo atomico, ma che ha temperatura, energia, praticamente, e curvature praticamente infinite. Da questa particella di temperatura, energia e dimensioni e curvatura praticamente infinite, diciamo, ricomincia un nuovo ciclo d'universo, perché quella particella, ripeto, di temperatura, densità ed energia, praticamente infinite, una temperatura infinita, praticamente sta a significare anche una luce sfolgorante. L'attimo in cui c'è stato il Big Bang, c'è stata una deflagrazione, uno scoppio, un bang appunto, un grande bang, che poi quasi sicuramente è un evento, è una fase di un qualcosa di eterno.
cioè si passa da un Big Bang a uno stato di buco nero finale che dopo l'evaporazione dall'altra parte diviene buco bianco, quindi espelle energia e materia. Al contrario di un buco nero che inghiotte tutto, il buco bianco espelle energia, materia, radiazione. Quindi il buco bianco può essere visto come la singolarità del Big Bang. Quindi praticamente è chiaro questo fatto della Trinità e dei tre cerchi. Nel secondo cerchio, che sembra un riflesso del primo e che metaforicamente rappresenta il figlio di Dio, il poeta scorge il mistero dell'incarnazione, scorgendo al suo interno una figura umana del suo stesso colore del cerchio, eppure visibile. Dante si trova così di fronte al mistero dell'incarnazione di Cristo e della Trinità, razionalmente inconoscibile come lo è per il matematico il rapporto tra quadrato e il cerchio. La sua sete di conoscenza finale può essere appagata solo da un lampo, un rapimento mistico che sovrasta la sua forza immaginativa e che non può descrivere, ma alla fine di essa sente che la sua mente si muove in armonia governata dalla volontà di Dio. Riguardo i tre cerchi, è interessante evidenziare quello che Galileo Galilei scrisse nel Saggiatore. Galileo Galilei, molti e molti, centinaia di anni dopo, nel 1700, ha scritto così: la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Quindi anche Galileo, Dante, i tre cerchi concentrici, Galileo che dice che l'universo è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche. Il cerchio compare sempre. È una cosa che voglio far notare: il cerchio è spesso compare e nella filosofia, come anche nella matematica. Ma addirittura Dante vede il mistero della Trinità, fa questo esempio dei tre cerchi concentrici, che noi vedremo come possiamo elaborare dal punto di vista matematico. Oggi abbiamo la teoria delle stringhe e le dimensioni compattificate. Vediamo la teoria delle stringhe. In questi in termini divulgativi, la teoria delle stringhe appare consistente anche da un punto di vista matematico. Solo in uno spazio-tempo che ha 10 dimensioni, 9 spaziali ed una temporale, in luogo delle solite 4, non venne determinato soltanto il numero delle dimensioni extra, 6, ma anche le loro forme, dette spazi di Calabiau, in onore dei due matematici che ne studiarono le proprietà matematiche. Si pensa inoltre che le dimensioni extra siano arrotolate in uno spazio di dimensioni piccolissime, impossibili da percepire. Quindi, la teoria delle stringhe, che appunto in confronto alla fisica classica, alla meccanica quantistica, quindi alla relatività generale, alla meccanica quantistica, ha bisogno di dimensioni aggiuntive per poter unificare le quattro interazioni fisiche fondamentali, quindi elettromagnetismo, forza nucleare forte, forza nucleare debole e gravità. Per fare ciò ha bisogno di 9 dimensioni spaziali ed una temporale, in luogo delle sole 4. Non è stato determinato solo il numero delle dimensioni extra, 6, ma anche le loro forme, dette spazi di Calabiau. Queste dimensioni extra sono arrotolate, compattificata a volte in uno spazio di dimensioni piccolissime, impossibili da percepire. Il motivo per cui solo 3 dimensioni spaziali e una temporale si siano srotolate, spianate, mentre le altre rimangono compattamente arrotolate, trova una possibile spiegazione nel principio antropico. Infatti, 2 dimensioni spaziali non sono sufficienti per consentire lo sviluppo di esseri complicati, di esseri, io direi,
evoluti come noi. Inoltre, la teoria delle superstringhe determina il numero preciso di dimensioni dello spazio. Affinché la condizione richiesta dall'equazione sia esattamente soddisfatta, in modo tale che la teoria sia verificata, si deve ammettere che lo spazio-tempo abbia 10 dimensioni, non una di più e non una di meno. Anzi, con la teoria M le dimensioni sono addirittura 11, 4 il nostro continuo quadridimensionale e 7 le dimensioni extra. Bisogna poi tenere presente che la forma dello spazio compatto di Calabi-Yau, o varietà di Calabi-Yau, influisce sui modi di vibrazione delle stringhe. Una sua alterazione avrebbe ripercussioni anche sui modi di vibrazione da cui dipendono la massa e la carica delle particelle a cui danno vita. Appunto, quindi i modi di vibrazione delle stringhe, da essi dipendono la massa e la carica delle particelle. È evidente quindi come la geometria delle dimensioni extra determini le proprietà fisiche della materia e delle forze. Sono stati trovati alcuni spazi di Calabi-Yau con 3 buchi che danno origine alle famiglie di particelle mediatrici, oltre a quelle materiali, con le proprietà previste dal modello standard. Ecco, questa è una rappresentazione degli spazi di Calabi-Yau. Ogni spazio di Calabi-Yau è situato in un punto dello spazio-tempo, del continuo spazio-temporale. Quindi il continuo spazio-temporale, i vari punti del continuo, invece di essere punti, sono complicati oggetti geometrici, questi spazi o varietà di Calabi-Yau, in cui sono compattificate le 6 o 7 dimensioni aggiuntive. Vediamo Wikipedia. I tentativi di fondare una teoria di unificazione consistente hanno dato luogo a un lungo lavoro teorico ancora lontano dal concludersi. Tra i percorsi teorici esplorati, nessuno coronato dal successo, vi è la teoria delle stringhe, che, fattasi strada negli anni 60, ha inaspettatamente recuperato la congettura delle dimensioni aggiuntive nascoste dell'universo, facendo tornare in auge i pionieristici lavori precedenti. Nella moderna teoria delle stringhe, nella contigua M teoria, si ipotizza l'esistenza di 6 o 7 dimensioni spaziali aggiuntive compattificate, non in semplici cerchi, sfere o ipersfere, ma nell'infinita varietà di forme topologicamente più esotiche e polimorfiche degli spazi di Calabi-Yau compatti, che comunque, secondo recentissimi calcoli, avrebbero la traccia di pi greco nelle loro forme, pi greco che è anche alla base delle forme circolari ed ellittiche. Poi noi abbiamo fatto una sorta di calcolo, abbiamo moltiplicato, abbiamo detto che Dante raffigura come se avesse visto 3 cerchi, ok? Quindi il cerchio come figura geometrica, 3 cerchi, abbiamo moltiplicato 3 circonferenze, quindi 2π greco r, sarebbe la formula della circonferenza, 2π greco per il raggio, considerando il raggio uguale alla lunghezza di Planck. E abbiamo ottenuto questo risultato. Dividendo questa espressione per il volume di Planck che è dato da questo valore, abbiamo questa espressione e questo risultato. Da questo risultato, aggiungendo 8, che è un numero di Fibonacci, moltiplicando per un quarto, elevando tutto al quadrato e sottraendo il rapporto aureo, otteniamo come risultato un numero vicinissimo a 4096, che è uguale a 64 al quadrato e che è un numero ricorrente di Ramanujan. Numero ricorrente di Ramanujan che moltiplicato per 2 fornisce 8192, il gruppo di Gauge SO 8192, che è fondamentale in quelle che vengono definite teoria di stringa bosonica aperta. Moltiplicando per 27 l'espressione precedente, o meglio, effettuando la radice quadrata dell'espressione precedente, moltiplicando per 27 e aggiungendo l'unità, quindi avremo 27 per radice quadrata di 4096 circa, più 1. Il risultato è un numero vicinissimo a 1729, che è un valore molto vicino alla massa del candidato Glueb-Bohr, che è il mesone scalare F0 1710, ma il 1728 è anche 1728
diciamo, viene evidenziato anche nella formula algebrica per le J invariante di una curva ellittica. Ricordiamo che 1728 è data da 64 per 27, cioè da 8 al quadrato per 3 al cubo, dove 8 e 3 sono numeri di Fibonacci. Inoltre 1728 è il numero di arti Ramanujan, 1729 meno 1. 1729, oltre ad essere il numero di arti Ramanujan, è anche un numero taxicab, che può essere espresso come la somma di due cubi in due modi differenti. Nel caso di 1729, 10 al cubo più 9 al cubo e 12 al cubo più 1 al cubo. Anche 1729 è considerato un numero ricorrente di Ramanujan. Dall'espressione precedente, effettuando la radice quindicesima e aggiungendo il regolarizzatore che contiene la costante di margine del Barnes, otteniamo come risultato un numero molto vicino a Z2, che ci è dato da pi greco al quadrato fratto 6, immancabile pi greco, vedete anche qui, che è uguale a 1,644934, sarebbe il valore di Z2, uno dei valori della funzione Z di Riemann, che noi abbiamo ipotizzato essere la traccia della forma dell'istantone, e anche questo valore è un numero ricorrente di Ramanujan. Infine, moltiplicando l'espressione precedente per 6 ed effettuando la radice quadrata, otterremo questo valore che è vicinissimo a pi greco. Anche pi greco è considerato un numero ricorrente di Ramanujan. Quindi vediamo che anche in questo caso abbiamo applicato la matematica di Ramanujan e abbiamo ottenuto i numeri ricorrenti. Andiamo avanti con la filosofia di Dante. Il canto 1 del Paradiso, che ha naturalmente una sorta di funzione proemiale rispetto all'intera cantica, si apre con una serie di reiterazioni tramite le quali il poeta comunica che quanto sta per raccontare in questa terza ed ultima parte del suo viaggio è difficile da esprimere a parole, attraverso il filtro della razionalità, come è difficile ripetere ciò che si vede salendo al cielo o raccontare l'esperienza del superamento della condizione umana. Il paradiso è senz'altro, paradiso intendiamo come dimensione superiore, attenzione, possiamo anche dire, una dimensione superiore è il luogo più misterioso attraversato dal Dante viaggiatore, perché abbandonati luoghi dove ancora la corporeità era la misura delle pene e della penitenza delle anime, o della penitenza delle anime. Egli si addentra in un ambiente dove le anime divenute completamente etere, cioè sono diventate completamente etere, quindi pure energia. In questa dimensione superiore, paradiso, Dante si addentra nei misteri della fede fino a un punto in cui la ragione, pur supportata dalla sapienza della teologia, non riesce ad arrivare. Le ultime verità infatti sono conoscibili solo tramite l'intuizione e l'estasi mistica. Attenzione, intuizione ed estasi mistica. Ecco, qua si rifà di nuovo al concetto di esperienza di coscienza cosmica. Dante praticamente ha avuto un'esperienza di coscienza cosmica e a parole umane, quindi come uomo, non può essere in grado di descrivere. Immaginiamoci 700 anni fa descrivere un qualcosa che forse oggi con le conoscenze scientifiche attuali avremmo potuto descrivere in maniera molto più efficace. Ma l'importante sono i concetti che vengono esposti. Dante fissa il suo sguardo in alto e comincia a guardare, metaforicamente parlando, nell'infinito divino. Parliamo sempre di infinito, dimensione superiore, paradiso, luce divina, ci sono dei punti in comune tra quella filosofia e l'attuale conoscenza scientifica. La luce e l'infinito. L'infinito inteso come un luogo, una dimensione in cui il tempo, così come noi lo conosciamo, non esiste, ma esiste l'eternità, l'eterno presente, un luogo in cui la frequenza non è questa frequenza, ma una frequenza in cui il tempo rallenta fino a fermarsi. Cosa può far rallentare il tempo fino a fermarsi? La velocità della luce. Quindi un'ipotesi è che il corpo, o meglio l'anima, o meglio quello che resta dopo
dopo il passaggio dall'attuale dimensione alla dimensione superiore, il corpo cambia frequenza. Le particelle hanno una frequenza come pari a quella della luce. A quella frequenza il tempo non rallenta, si ferma. Fermarsi significa eternità. Tempo, perché il tempo si ferma, è uguale a eternità. Quindi, velocità della luce, tempo che si ferma, eternità. Infinito. Dopo aver visto come tutti gli elementi del creato, apparentemente disconnessi, siano in realtà in tutto intimamente collegati tra loro, bellissimo questo concetto. Già allora si parla di un tutto e uno, si parla di tutti gli elementi del creato, apparentemente disconnessi, sono in realtà tutti intimamente collegati tra loro, come il concetto di entanglement, cioè se due particelle sono state vicinissime, ok, e hanno interagito tra di loro, le prendo e le vado a separare. Una la faccio, una la porto in un laboratorio a 10.000 km di distanza e l'altra la tengo nel laboratorio dove sono state separate. Se io interagisco su una delle due particelle, l'altra particella risponde come se avesse sentito la particella su cui io sto interagendo. Un'azione a distanza istantanea. Questa è detta entanglement, è una cosa che la scienza ha incominciato a studiare da pochi anni. Certo, nel 1300 non si poteva parlare di questo, di entanglement. Quindi comunque dire che tutti gli elementi del creato apparentemente disconnessi siano in realtà tutti intimamente collegati tra loro è un'intuizione sbalorditiva per quei tempi. E arriva ad approcciarsi ai più mistici misteri della dottrina cristiana, il mistero trinitario e quello dell'incarnazione di Cristo. Il narratore ripete il tema della scarsità delle sue parole di fronte alla grandiosa visione che pure vorrebbe descrivere, cioè non ha parole per descrivere in maniera efficace la visione grandiosa che gli si para davanti. Egli infatti, e dico, torniamo al fatto dei cerchi, da prima vede tre cerchi di uguali misure e diversi colori, il secondo sembra un riflesso del primo, a simboleggiare la contemporanea differenza ed unità tra il padre e il figlio, mentre il terzo li avvolge entrambi come fosse una sorta di fiamma, simbolo della forza attiva di Dio, lo Spirito Santo, che poi non è altro che una forma di energia sottile. Poi scorge una figura umana nel secondo cerchio, visibile, nonostante sia dello stesso colore del cerchio stesso. Mentre cerca di capire quello che vede, viene rapito da un'estasi mistica. Ecco, vedete, estasi, stato di estasi, che dura un tempo indefinito. E già, perché durante quello stato di estasi, la mente, il corpo astrale, ecco, chiamiamolo così, entra in una dimensione senza tempo. Quindi il tempo come passa lì, non passa qui. Un minuto di qui può essere un'eternità per quella dimensione senza tempo. Un'eternità per quella dimensione senza tempo può essere un minuto qui. Cioè, le cose sono interscambiabili. È un fatto di frequenze e di sistema di riferimento che cambiano. Relatività di Einstein. Un'estasi mistica che dura un tempo indefinito e che non può descrivere se non per il fatto che sente che ormai la sua mente è governata dal volere divino. L'impossibilità di narrare a parole è intimamente connessa con l'uso della parola come esercizio intellettuale che necessita quindi del filtro della razionalità per essere affrontato. La ripetizione di questo tema sottolinea ed esalta la difficoltà dello sforzo che il Dante narratore si sta accingendo a compiere e della sostanziale incomunicabilità del segreto divino, che può essere conosciuto solo tramite l'intuizione sostenuta dalla teologia, che poi è il valore allegorico che è sempre stato attribuito alla figura di San Bernardo, ultima guida del poeta nel suo viaggio ultraterreno. Quindi, ricapitolando, già nel 1300 la filosofia dantesca che si rifà al tomismo
descrive una dimensione superiore, quale è il paradiso, una dimensione praticamente senza tempo, infinita, dove c'è una luce potentissima, ma che nello stesso tempo non ferisce gli occhi. Non è la luce che, non è quello che noi siamo abituati oggi a vedere, una luce fortissima che ci accieca, per esempio, che ci rende ciechi, come ripeto di nuovo quello che ho detto prima, la luce del sole. Se guardiamo il sole per diversi minuti fisso, con gli occhi ad occhi aperti, praticamente possiamo danneggiarci gravemente la retina. Invece questa luce, pur essendo potentissima, è una luce che non ferisce gli occhi, ma è una luce in cui, immergendosi in essa, si vengono ad acquisire conoscenze dell'infinito, cioè le conoscenze dell'universo, le conoscenze della coscienza cosmica, un po' come l'esperienza cosmica che descrive benissimo Yogananda nel suo grande capolavoro, quale esperienza di coscienza cosmica. Potete trovarlo su YouTube facilmente, insomma, è da ascoltare, molto molto bello e significativo. Bene, anche Dante ha avuto la sua esperienza di coscienza cosmica, l'ha descritta secondo, diciamo, la lingua del tempo, secondo la cultura del tempo, secondo la scienza del tempo, secondo, diciamo, lo studio, la filosofia, che il tomismo, appunto, che allora, insomma, era diciamo, in auge. Oggi, con le conoscenze attuali, abbiamo parlato di collasso di funzione d'onda, abbiamo parlato di relatività, abbiamo parlato di teoria delle stringhe, abbiamo cercato di spiegare certe cose in maniera più scientifica, in modo da poter ancora una volta cercare di unificare, perlomeno dal punto di vista matematico, che abbiamo anche usato la matematica per descrivere, diciamo, per la descrizione di tre cerchi. Dicevo, quindi, unificare, almeno dal punto di vista matematico, tutto ciò che riguarda l'universo e le sue interazioni fisiche fondamentali. Una componente, anzi, due componenti fondamentali, che forse sono la stessa cosa, dell'universo, ricordiamoci, fissiamoci bene in mente, sono la gravità e la luce. Ok? La luce è come l'intero campo l'intero campo delle varie frequenze. Quindi l'elettromagnetismo, ma non solo la luce, ma tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico, e la luce intesa come corpuscolo onda, quindi come fotone, come quanto di luce, che viaggia alla velocità della luce. Il fotone viaggia alla velocità della luce, quindi particelle che viaggiano alla velocità della luce. Anche il gravitone si pensa che viaggia alla velocità della luce. Quindi ci potrebbe essere una sorta di unificazione tra gravità ed elettromagnetismo. Ma questa è un'altra cosa, è un altro discorso, non fa parte dell'unificazione delle interazioni fisiche fondamentali, ma della somiglianza delle proprietà che accomunano gravità ed elettromagnetismo, che secondo il sottoscritto sono le due forze fondamentali. Una più fondamentale dell'altra, forse la gravità è la più fondamentale, perché è tutto gravità. Se pensiamo che alla fine tutto si trasformerà in un buco nero finale, in cui tutto verrà inglobato, in cui niente può sfuggire, neppure un raggio di luce, vediamo come la gravità sia una delle forze più potenti, una gravità che ingloba, che distrugge, che fa, diciamo, sì, che un universo possa aver termine. Ma la stessa gravità che dall'altra parte, quindi come fosse una sorta di specchio, dall'altra parte, quindi da qui c'è un buco nero, dall'altro lato c'è un buco bianco, una gravità che dall'altra parte è invece creazione,
come nel buco nero tutto viene inglobato e non può uscire nulla, neppure un raggio di luce, nei buchi bianchi tutto esce fuori, energia e materia. Grazie.